eccetera eccetera. Diciamo, per far dialogare le due mani nel jazz, la cosa fondamentale è non scordarsi mai dov'è il battere, anche se non ci interessa, diciamo, come sottolineatura, cioè nel senso, noi non andiamo a sottolineare il battere, o perlomeno andiamo a farlo però senza, in maniera non smaccata, con la mano sinistra. Però la mano sinistra è sempre un riferimento che, se a volte dovesse andare per caso in battere, però tutto quello che succede dopo con la destra è un dialogo con la mano sinistra. Se invece la mano sinistra va un ta, è quella che comanda. Anche quella semplice mano che fa due note, tre note, quattro note con un rivolto, eccetera, però comanda con una frase che di qua ritmicamente è come se facesse uno scat di una cantante. Quindi quindi anche quando va in battere è un riferimento per dialogare con questa mano qui. La cosa fondamentale, a mio avviso, e che non aggiunge niente rispetto a tantissimi altri video sull'improvvisazione, è che secondo me è fondamentale pensare a due elementi cardine nel jazz: il pieno e il vuoto, il dilatato e il serrato.
per cui è un dialogo come un po' diverso rispetto a quando una persona sta parlando la propria lingua e sta descrivendo un concetto. Fondamentalmente è importante pensare di riempire molto quando si è fatto delle frasi abbastanza vuote precedentemente e esattamente il contrario successivamente. Quindi altra cosa importante, o comunque secondo me importante, è l'uso molto molto parsimonioso del pedale. In questo caso io non l'ho usato mai, perché secondo me il pedale in queste cose dove dialogano le due mani tenderebbe a impastare tutto il suono e quindi il dialogo vero e proprio fra la mano sinistra e la destra si sentirebbe ovviamente meno. Per qualsiasi info contatti Roberto Andreucci, @hotmail.com. E ovviamente questo video, sottolineo, non ha aggiunto niente ai miliardi di video che ci sono sull'improvvisazione jazz. È solo un concetto molto semplice, partendo da chi comunque sa mettere due mani sulla tastiera e vuole un po' improvvisare. Tutto qua.